Nel 1932 è nata ad Hempstead l'attrice Elizabeth Taylor, nota anche come Liz Taylor. È stata un'attrice, filantropa e stilista statunitense, considerata l'ultima grande diva dell'era d'oro di Hollywood per le sue doti recitative e una delle più singolari bellezze cinematografiche. Esordì al cinema ancora bambina, divenendo celebre grazie ai film Torna a casa Lessi e Gran Premio, e raggiunse l'apice del successo fra gli anni 50 e 60, durante i quali ricevette enormi consensi da parte della critica. Nel 1960 la Taylor era l'attrice più pagata di Hollywood, quando firmò un contratto da $1 milione, lievitati a 7 alla fine delle riprese, con la 20th Century Fox, per interpretare la regina Cleopatra nell'omonimo film in costume. Vinse 2 volte il premio Oscar alla migliore attrice. Nel 1993 vinse l'Oscar premio umanitario Jean Hersholt per le sue attività di beneficenza, in particolare per la lotta contro l'AIDS. Ottenne poi anche 4 Golden Globe, un premio BAFTA e 3 David di Donatello. Nel 1999 l'American Film Institute la inserì al 7° posto tra le più grandi star della storia del cinema, dietro Katharine Hepburn, Bette Davis, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Greta Garbo e Marilyn Monroe. È stata sposata 8 volte, ha avuto 3 figli e ha adottato una bambina tedesca. Da tempo malata di cuore, morì il 23 marzo 2011 all'età di 79 anni a West Hollywood. Elizabeth Taylor, nata in Inghilterra il 27 febbraio 1932.